sono tre ori olimpici in due corsie, i 100 metri di Marcel Jacobs e la staffetta, che hanno vinto insieme, insieme a Patta e insieme a Desalu. È un po' la prova del 9. Accanto a me anche Stefano Tilli, Riccardo Coriani nella corsia numero 1, Freider Fornasani, polisportiva Triveneto, corsia 2, Antonio Mor in corsia 3, ma la sfida qui soprattutto molto molto interessante, tante volte rinviata, è quella tra la corsia 4 e la corsia 5. Marcel Jacobs, naturalmente tutti gli occhi sul campione delle Fiamme Oro, che replica i gesti che ce lo hanno fatto. Grande sicurezza nella sua espressione, con questo dito che abbiamo imparato a conoscere e tutti quanti lo temono. È Filippo Tortu che non vuole essere semplicemente sparring partner, ma vuole cercare di trovare qualcosa di più del 10-24 fatto sin qui sui 100 metri, in una stagione che l'ha visto per lo più cimentarsi sui 200. 10-14 anche per Tortu, con un filino di vento in più, e quindi deve anche riuscire a correre in meno di 10.05 per poter guadagnare il pass per i mondiali anche sui 100 metri, ce l'ha sui due. Attenzione a Matteo Melluzzo, ragazzo classe 2002, un personale da 10.25, vuole provare a migliorarsi in una batteria che sicuramente ha tanto significato anche per lui. Christopher Hughes, l'altro australiano, in corsia 8, 10.24 di primato personale. Ma naturalmente sono le corsie 4 e 5 a calamitare l'attenzione. Intanto passano il turno i primi tre più i due migliori tempi. Jacobs, corsia 4, Filippo Tortu, corsia 5. I due compagni della staffetta d'oro di Tokyo. Cala il silenzio sullo stadio Raul Guidobaldi. E via, siamo in gara, partenza più rapida da parte di Antonio Moro, e adesso esce la progressione di Marcel Jacobs che va a chiudere con 10-17, vento più 0.3. 10-17 per un Marcel Jacobs che abbiamo visto come, Stefano? È sicuramente un po' legnoso la partenza.